Ripartiamo. Iniziamo ad occuparci della cosiddetta Java Collection Framework. Potreste averla già vista, mi confermate se ne avete già visto, avete già parlato di queste cose oppure no, nel precedente corso di Java. Allora, l'idea di base è che per costruire i programmi non bisogna ogni volta inventare di nuovo la ruota. Per cui non dobbiamo dall'inizio del programma arrivare fino alla singola microscopica istruzione che prende un valore e lo mette in una variabile, ma è, diciamo, utile fermarsi a un livello più alto. E questo livello più alto, questa idea di programmare fermandosi a un livello più alto, si sposa con il concetto di abstract data type che potreste aver visto. Okay. Un tipo di dato astratto è si può vedere come l'estensione di una variabile. Fondamentalmente è una specie di unico pacchetto in cui all'interno io ho sia i dati, sia le operazioni che mi permettono di utilizzare questi dati. E quando io devo programmare, devo inventarmi un programma, devo cercare di risolvere un problema, quello che faccio è pensare ad alto livello e man mano scendere fino a quando non riesco a trasformare il mio problema iniziale in una serie di operazioni e oggetti fra dati astratti. Non devo tutte le volte ripormi il problema di, ad esempio, come attraversare un grafo piuttosto che come ordinare 10 elementi. Quelle sono il tipo di cose che si vedono nei primi corsi di informatica. Una volta che io sono riuscito a trasformare il mio problema a dare una struttura al mio problema e ad arrivare al mio problema fino a definirlo come composto da una serie di blocchi, quei blocchi lì non devo più entrarci dentro. Il concetto di tipo di dato astratto non è esattamente equivalente alle classi, anche se sicuramente sono due cose che sono molto molto vicine, molto molto legate. Probabilmente l'intero paradigma di programmazione a classi deriva in qualche modo dall'idea matematica dei tipi di dati astratti. I tipi di dati astratti, la parolina astratta nel nome, serve a ricordarci che i tipi di dati questi oggetti non specificano come le operazioni vengono svolte al loro interno. Quindi, se vogliamo, voi avete già conoscenza di Java, degli oggetti, delle classi di Java, i tipi di dati astratti sono più vicini, sono più simili alle interfacce che non alle classi vere. Semplicemente dicono che cosa viene fatto e non entrano nel dettaglio di come queste cose vengono fatte. Tuttavia, alcuni dettagli di come le cose vengono fatte non possono essere ignorati completamente. È importante avere un'idea di quali sono gli algoritmi che stanno dietro a questi oggetti, a questi ADT, in modo da poterli usare in modo buono. Avere un'idea da ingegneri, sapere che un certo tipo di ADT si comporta in un certo modo al crescere del numero degli elementi, fondamentalmente. Se io ho un problema di dimensione 100, so che ci metto un giorno. Se avessi un problema di dimensione 200, quanto ci metto? 2 giorni o un anno? Allora, questo tipo di considerazioni è fondamentale per poi decidere come organizzare e come programmare, diciamo, come decidere come affrontare un problema. Ma non è indispensabile per voi essere in grado di replicare l'implementazione. Bisogna avere una qualche idea e una serie di concetti. Allora, perché studiare gli ADT? Alcuni programmatori famosi per la loro abilità sostengono che una volta che io ho un problema, quando devo affrontare un problema, quando ho definito come i dati vengono rappresentati all'interno del mio problema, praticamente il gioco è fatto.
Quindi in realtà il grosso, il difficile non è tanto farsi risolvere un problema, quanto riuscire a rappresentarlo in un modo corretto. Bertrand Russell diceva che la vera sfida per le grandi menti è riuscire a esprimere un problema in modo tale che sia risolto. Quindi, dal momento che non dobbiamo disegnarli, non dobbiamo progettarli, non dobbiamo implementarli, non dobbiamo soltanto usarli, perché ci mettiamo a studiare gli ADT? L'idea è imparare a usarli, e per imparare a usarli dobbiamo avere una... Poi voglio vedere quando lo sentite, questo sarà un colpo nelle orecchie tremendo. Allora, vabbè, poi immagino che non lo risentirete, però pensate a chi non è venuto. Allora, l'obiettivo è imparare a utilizzarli, a usarli in modo sensato. Allora, tutti i linguaggi moderni hanno al loro interno in qualche forma gli ADT, ad esempio la Standard Template Library, il C++, le versioni nuove del C++, gli standard moderni del C++ incorporano nella libreria standard una marea di ADT o comunque di oggetti che possono essere utilizzati dai programmatori. Java, lo stiamo vedendo, ma fondamentalmente tutti i linguaggi moderni, il Python, il Go, eccetera, hanno interni, dentro, nello standard, tutta una serie di strutture di questo tipo. Allora, vediamo un'idea generale, molto molto ad alto livello, di un ADT. Allora, praticamente tutti gli ADT ci danno la possibilità di aggiungere un oggetto, rimuovere un oggetto, cercare e fare qualche operazione. Quindi in generale gli ADT possono essere visti come una specie di scatoletta in cui io butto dentro qualcosa, sono in grado di tirare dentro qualcosa e spesso riesco a fare una qualche operazione sugli oggetti che sono dentro. La maggior parte degli ADT danno anche alcune possibilità del tipo controllare se questa scatoletta è vuota, svuotare la scatoletta, controllare se è piena, in alcuni casi il concetto di pieno esiste, in altri casi no. Però queste sono, diciamo, in qualche modo le cose comuni a tutti gli ADT. Facciamo un esempio che, per quanto idiota, può in qualche modo dare un'idea, aiutarvi a capire perché sono importanti gli ADT per voi, per noi. Allora, immaginiamoci l'ADT, il sacco di Babbo Natale. Le cose che io voglio fare sono metterci dentro un giocattolo, tirare fuori un giocattolo e contare i giocattoli. Questo è sono le operazioni che io voglio fare con il mio sacco di Babbo Natale. Inserisco un giocattolo, tiro fuori un giocattolo, conto i giocattoli. Allora, per inserire un giocattolo semplicemente io lo prendo e lo metto dentro nel sacco, i duplicati vanno bene perché possono essere due bambini che vogliono lo stesso gioco, tiro fuori, prendo un giocattolo e lo do a un bambino, li conto e mi metto a contare. Qual è la prima cosa che dovrebbe saltarvi all'occhio? C'è qualcosa di sbagliato qui, di profondamente sbagliato. L'operazione di contare quanti oggetti sono nel mio sacco dipende dal numero di oggetti. Il che vuol dire che se ho 5 oggetti, ci metto nulla a contarli, se ne ho 50 miliardi, inizio a metterci un po' di più. Qual è un'alternativa? Beh, l'alternativa è che oltre agli oggetti e ai regali, io tengo dentro un foglietto di carta in cui mi segno quanti sono gli oggetti che sono nel sacco. Quando metto un oggetto, aggiungo uno a questo numero, quando tolgo un oggetto, sottraggo uno, quando mi chiedo quanti oggetti ci sono, vado a leggere il numero sul foglietto. Dal punto di vista dell'interfaccia non è cambiato nulla. Dal punto di vista dell'implementazione sì, ma a che livello? Io non sono sceso
fino a vedere esattamente come sono implementate le varie cose. Però io che voglio usare l'oggetto sacco di Babbo Natale, devo sapere se in qualche modo contare gli oggetti è un'operazione lunga o un'operazione corta. È un'operazione immediata o è un'operazione che mi porta via tempo. E di questo dettaglio ho bisogno per decidere come usare il sacco. Quindi ci sono dei dettagli dell'implementazione che sono assolutamente trascurabili. Proviamo una persona sveglia, facciamoglielo fare, quello sarà fatto bene. E ci sono degli altri dettagli dell'implementazione che sono strutturali. Questi dettagli devono essere noti a chi usa l'oggetto, a chi usa l'aggettivo. Quindi è vero che sono interfacce, è vero che sono dati astratti, ma non possono esserlo così completamente. Se non altro abbiamo bisogno di sapere quali operazioni sono lenti e quali operazioni sono veloci. E su questo concetto di lento e veloce ritorneremo avanti, ed è quello che fa la differenza fra un programmatore, diciamo, inutile e un programmatore che può giocare un suo ruolo in un'azienda. Tutti i programmi, tutti gli algoritmi che avete fatto probabilmente nel primo, sicuramente, forse anche nei primi corsi di informatica, sono algoritmi che lavorano con così pochi dati che non ci si rende conto se sono algoritmi lenti oppure no. Se io devo mettere in ordine i miei 10 amici, l'elenco dei miei 10 amici, comunque io lo faccia, ci metto un millesimo di secondo. Comunque. Se io devo mettere in ordine tutti gli abitanti di Londra, più volte ripetutamente, usare un algoritmo piuttosto che un altro fa la differenza. Quello che vi ha detto Fulvio ieri, con la nostra desiderio più che altro di lavorare su dati reali, è per riuscire a trasmettere questo, per riuscire a farvi capire che alcuni algoritmi, alcuni modi per approcciare un problema hanno senso e altri no. Allora, chi si occupa di informatica teorica affronta il problema della complessità in modo molto molto preciso, molto, diciamo, molto matematico. L'obiettivo di questo corso è affrontare il problema della complessità da praticoni. Fondamentalmente avere un'idea se un algoritmo può essere usato con tanti dati oppure no. Allora, questo qui, secondo voi può essere usato con tanti dati oppure no? Questo di contare. C'è chi dice no, non voglio citare canzoni, ma... Sì, invece può essere usato con tanti dati, perché la complessità, in questo caso abbiamo una complessità che viene chiamata lineare, quindi tutto sommato se io raddoppio gli elementi raddoppio il tempo che ci metto. Allora questo è ancora considerato accettabile. Da rozzi ingegneri una complessità lineare è accettabile, in questo caso qui è brutto, certo, però tutto sommato una complessità lineare è ancora una complessità accettabile, ma la prossima settimana guarderemo un po' più nel dettaglio questi argomenti. E questo è esattamente quello che penso. Quando ho preparato le slide un paio di anni fa, era un periodo in cui guardavo molto il dottor House, ma questo adesso dovrei cambiare, però. Allora, in Java Collection Framework è, diciamo, l'approccio di Java a questa idea di ADT, quindi dare una specie di vista globale, uniforme a tutta una serie di tipi di dati astratti, rendendoli utilizzabili in un modo coerente. Coerente e tra l'altro anche molto molto elegante, pulito, per cui io riesco contemporaneamente ad avere un grande controllo statico su quello che sto facendo, quella che mi permette di fare Java, una delle poche cose buone che ha Java, e una certa eleganza nel codice e soprattutto una grande facilità nel cambiare da un'implementazione all'altra. Allora, Java Collection Framework si basa sul concetto di collection. Una collection è un oggetto che rappresenta un gruppo di oggetti. Definizione estremamente vaga, volutamente vaga. Quindi la Collection Framework è una architettura per unificata, estendibile, generale,
per rappresentare e manipolare oggetti, collezioni, collection. Questa è l'idea che sta dietro alla definizione della Java Collection. Allora, vabbè, questo può anche non interessare a nessuno. C'è un significativo cambiamento nella Java Collection Framework quando abbiamo la JDK 1.2 e successive, perché in qualche modo la Sun ha deciso di abbandonare la compatibilità con il C++, quindi di prendere la sua strada. Il tutto è caduto sulle spalle di Joshua Bloch, che poi è andato a lavorare per un po' di tempo a Google e poi non so più che cosa abbia fatto dopo. E quindi quello è stato, diciamo, un momento di transizione significativo della Java Collection. In Java 5 vengono inseriti quelli che vengono chiamati generics, che voi dovreste conoscere perfettamente perché avete disfatto il corso di Java, che permettono di definire in modo pulito e sicuro le nostre collection, quindi una collection D, e di avere tutta una serie di type checking a livello di compilazione. Vengono portate tutta una serie di altre strutture dati, vengono diciamo unificate all'interfaccia classica delle collection. I vettori vengono ridefiniti e man mano sempre di più si va verso questa visione comune del codice pulita. Doug Lee, che è Lee, non so come si pronunci, che aveva lavorato alle versioni vecchie, esce dalla porta, rientra dalla finestra e si mette a fare una serie di package per gestire la concorrenza all'interno della Java Collection Framework. Allora, gli elementi principali della Java Collection Framework, allora possiamo distinguere fra questa parte qui, l'infrastruttura è la base del framework. Allora, alcune collezioni danno la possibilità di accettano duplicati al loro interno, altre no. Alcune collezioni, alcuni insiemi sono ordinati, altri no, però hanno tutti in qualche modo una base comune. Le tre principali tipi di collection in Java sono i set, le liste e le code. Le liste sono nell'ordine in cui li ho messi, fondamentalmente, quindi hanno una posizione e possono esserci duplicati. Negli insiemi gli elementi non hanno realmente una posizione e non possono esistere duplicati. Nelle code abbiamo un ordine, abbiamo diversi tipi di ordine e di nuovo possono esistere duplicati. Abbiamo poi le mappe, che in qualche modo vengono considerate parte della Java Collection Framework, anche se in realtà non discendono direttamente dall'oggetto collection, però sono profondamente collegate e le vedremo in seguito. Sto cercando di saltare questa parte perché il più in fretta possibile, perché gli anni scorsi il feedback che ho avuto dagli studenti, che è una parte abominevolmente noiosa, è perché voi domani dovete fare la prima esercitazione. Quindi andiamo il più avanti possibile su questa parte, se poi se ci servirà in futuro la riprendiamo alcuni dettagli se ci servono fondamentalmente. Allora, l'interfaccia delle collection. Le collection rappresentano un gruppo di oggetti. Questa è l'unica cosa comune. E le collection sono in qualche modo l'ultimo elemento comune di tutto quanto. E il collection estende iterativo, quindi io sono in grado di scorrere una collezione. Fondamentalmente l'unica cosa comune a tutte le collezioni che posso fare è andare a vedere quali elementi sono dentro.
io uso questo oggetto collection quando ho bisogno, va bene, di spostare da una parte all'altra oggetti. Comunque, diciamo, è veramente ridotto al minimo essenziale. Vi ricordate gli iteratori? Li avete visti nel corso scorso? Sì? No? Accennati. Allora, gli iteratori sono fondamentalmente un oggetto che ci permette di attraversare e di prendere tutti gli elementi all'interno di una collection, all'interno di un qualche cosa. I linguaggi, tra virgolette, più moderni, non usano più il vecchio for t che va da 0 fino a n e poi accedo a tutti gli oggetti, ma hanno un sistema che mi permette di scorrere tutti gli oggetti che fanno parte di un qualche blocco di oggetti. Questo in Java sono gli iteratori. Allora, l'interfaccia degli iteratori è questa, fondamentalmente posso controllare se c'è un prossimo, andare sul prossimo e eventualmente rimuovere un oggetto. Quindi l'idea è di un qualche cosa che mi permette di correre lungo una serie di oggetti. E questo può essere usato nei for, ad esempio. Ma lo vedremo dopo. E non devo fare i for t uguale a 0 e poi vado a prendere l'elemento iesimo. Posso fare un ciclo for su tutti gli oggetti, dove questo gruppo di oggetti alla fine ci arrivo da un punto. E questa è la base comune, proprio il punto di partenza comune a tutte le collection. Allora, list. Le liste sono, potremmo vederle come un array più, e sono le prime cose che vediamo. Quindi le liste ci permettono di fare quello che prima facevamo con gli array, però in modo più carino, in modo più pulito e con meno problemi. Perché crescono, perché non devo preoccuparmi prima di dire quanti elementi ci sono, perché le operazioni sono fatte in modo furbo da una serie di esperti. Nel primo corso di informatica, solitamente si perdono n settimane a dire: allora, io ho un array, come faccio a vedere se un elemento è presente nell'array, come faccio a vedere il massimo, come faccio a togliere un elemento da un array, eccetera eccetera. Le liste, tutte queste cose ce le regalano. Io ho la lista, l'oggetto lista, e gli dico: aggiungi un elemento, togli un elemento, prendi l'elemento 42 e fai operazioni di questo tipo. Code e code prioritarie sono sorelle delle liste, perché sono delle liste in cui l'ordine di arrivo ha la sua importanza. Nelle code prioritarie non ha il valore l'ordine di arrivo, ma ha valore un qualche elemento, la priorità, per cui passa la persona con priorità massima. Come un pronto soccorso passa chi sta peggio, anche se è arrivato per ultimo. Questa è l'idea di coda priorità. Gli insiemi, come vi avevo accennato prima, hanno la caratteristica di non avere elementi duplicati. In un insieme non possono esistere due elementi uguali e non c'è realmente nessun ordine. Non c'è nessun ordine, ma ho un iteratore. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado a prendere gli oggetti dell'insieme, questi mi verranno enumerati uno dopo l'altro. Ma io non ho un ordine fisso, il che può voler dire che magari metto un oggetto, vado a riprendere tutti gli oggetti e li trovo in un ordine diverso. È chiaro che quando li prendo con un iteratore, questi vengono fuori in un qualche ordine, vengono fuori tutti in un qualche ordine, però questo ordine non è importante, non è un qualcosa che io sono in grado o posso avere interesse a decidere e tenere costante in anticipo. Le mappe sono una cosa estremamente interessante e ci permettono in qualche modo di associare un valore a una chiave. Immaginate un array in cui però invece di usare un numero, un intero come indice, posso usare quello che mi pare.
molto a grandi linee questa è l'idea che verrà fuori delle. Se vi ricordate il disegnino che avevo messo sulla slide un po' di tempo fa, le mappe non fanno parte direttamente della Java Collection Framework perché non derivano da Collection. Però sono affrontate assieme perché vedremo che ci sono modi per tirar fuori Collection dall'oggetto. Questo è l'albero genealogico, sempre molto molto ad alto livello, della Java Collection Framework. Quindi abbiamo l'interfaccia Collection, da che l'interfaccia set, coda e lista estende l'interfaccia Collection. Poi abbiamo vettori, array e linked list che implementano l'interfaccia. Vedete che linked list implementa sia la coda sia la lista, quindi ci sono degli oggetti che implementano interfacce diverse, come è tipico di un linguaggio object oriented come Java. E poi abbiamo i set, sorted set, hash set, tree set e linked hash set, ma avremo modo di guardarle una per una queste cose. Allora, l'interfaccia della collezione, come vedete, la collection estende l'iteratore. Abbiamo le operazioni di base. Allora, il generics, voi avete visto i generics nel corso di Java? Sì, avete chiesto questo. Il generics è quel giochino di mettere le parentesi graffe attorno a un tipo, per cui io posso fare una collection di qualcosa. Ad esempio posso fare una collection di interi, una collection di stringhe, una collection di della mia classe. Allora, in questo modo io riesco ad avere una serie di dichiarazioni che sono coerenti e controllabili. Controllabili da un punto di vista sintattico, non devo eseguire il codice per andare a scoprire in qualche modo misterioso che un oggetto è di un certo tipo. Io posso dichiararlo che l'oggetto deve essere di un certo tipo e che quella è una collection di interi e quindi può ricevere elementi che sono interi, eccetera eccetera. Allora, le operazioni di base che noi abbiamo sulle collection sono isEmpty, e vi lascio indovinare che cosa fa, contains, in cui posso chiedermi se un oggetto è contenuto all'interno di una collection. Notate che io ho una collection di qualcosa e mi chiedo se un oggetto è contenuto. Quindi in realtà il parametro della contains è ancora più generico. È stato fatto un grandissimo lavoro per permettere i controlli ma non vincolare l'uso laddove non era necessario. Per cui io posso avere una collection di interi e mi chiedo se una stringa ne fa parte. La risposta è no, ovviamente, però questo non è un errore sintattico, perché contains prende un oggetto. Posso aggiungere un elemento, che a questo punto deve essere in una lista di stringhe, posso aggiungere una stringa, chiaramente. Posso togliere, e di nuovo togliere può essere più generico, perché se l'oggetto non c'era, posso anche non metterlo. Notate che aggiungi e togli sono opzionali. Io potrei avere una collection che non mi permette di aggiungere, non mi permette di togliere elementi. Però è ancora coerente con l'essere una collection. E oltre a questo ho l'iteratore. Perché la mia interfaccia estende iterabile e quindi io ho all'interno un iteratore e quello non è opzionale. Poi ho una serie di operazioni che posso definire bulk operation, perché le faccio in massa. Posso chiedermi se contiene tutta una serie di elementi, posso aggiungerli, rimuoverli, fare delle operazioni. Sono tutte opzionali queste operazioni. E posso in qualche modo trasformarlo in un array e fare delle operazioni con un array.
Le mappe, abbiamo detto che le mappe non fanno direttamente parte delle collection, quindi io ho l'interfaccia mappa, ho la mappa ordinata, sorted map, remap, hash map, linked hash map, hash table, ma le vedremo tutte. Diciamo che l'interfaccia delle mappe, abbiamo delle operazioni generiche che fondamentalmente mi consentono di associare una chiave a un valore. Quindi io posso avere una mappa che associa un certo tipo di chiavi a un certo tipo di valori e quindi posso andare a scriverci dentro un certo valore associato a una certa chiave e andare a prendere il valore associato a una certa chiave. Vedete che get ritorna tipo V e V è il tipo della mappa. Mi posso chiedere se contiene una chiave, se contiene un valore, la dimensione, se è vuota. Ho le solite operazioni di massa. E poi ho un'interfaccia per andarmi a prendere l'insieme degli elementi e una per andarmi a prendere l'insieme delle chiavi. E ho la possibilità di vedere come collection gli elementi della mappa. E questo, diciamo, in qualche modo crea il legame fra le mappe e le collection. Quindi io sono in grado di estrarre collection dalle mappe. Tra l'altro questo vi fa vedere l'utilizzo dell'iteratore. Io riesco a scrivere un ciclo for elegante, for qualcosa in quello, e quello lì, questo mapEntrySet, lo uso come iteratore, quindi avrò la mia variabile e che assume tutti i vari valori all'interno di quella collection. I for di questo tipo esistono in tutti i linguaggi fra virgolette moderni. In Python abbiamo range, xrange, in Go abbiamo, anche in C++ l'hanno adesso è pienamente supportato. Qualsiasi dubbio, domanda o cosa che vi venga in mente sulla Java Collection Framework, andate a guardare la documentazione di Oracle, che non è più la 7 ma è la 8, devo aggiornare, quindi immagino che il link sia uguale tranne 8 scritto lì.